Rieccoci, ciao a tutti. Allora, evviva un altro pacchetto, un altro pacchetto. Allora, pacchetto gentilmente regalato da una ragazza che ha una pagina anche su Facebook. Vi metterò il suo link e ora vi dirò anche qual è il suo nome. Se qui è morto tutto, computer, tecnologia, tutto ciò è letteralmente deceduto. Allora, niente, sono sconvoltissima. Mi fa caldo. A me mi fa caldo, io non so come mai a me mi fa caldo. Perché come fa internet? Cose strane al fiano, cose strane. Vabbè, non ci interessa. Allora, siccome mi fa male gli occhi, bisogna con calma e pazienza rimettersi gli occhiali. Oh, forse qualcosa ha ripreso a funzionare ora, ma non è detto. C'è qualcosa che non torna. Vabbè, non ci interessa. Allora, si chiama Caterina Camilleri e poi vi metterò tutte le informazioni qui sul box, insomma, nel box informazioni qua sotto. E questa è la busta, evviva meraviglioso, per posta normale, miracolo di Dio che sia arrivato tutto. Scusate, bisogna che disconnetta tutto perché qui dopo tutto un ciampanelle. Allora, e praticamente questo pacchetto nasce da una mail che mi aveva mandato lei dicendomi non posso stare con l'occhiale, che siete tutti riflessi, non è proprio il massimo. Allora, oggi sono tutta viola, vedete, ho trucco viola, sembro Heidi perché ho fatto le scale, ho portato giù due scatole di vino, quindi sono un po' affannata e gli orecchini mi ha mandato Cristina, quindi stupendi, meraviglioso. Tutto viola, evviva! Allora, bando alle ciance come sempre. Praticamente, vi ho fatto vedere i pacchettini degli swap e lei mi manda una mail con scritto un messaggio su YouTube, ora non mi ricordo. Boh, comunque mi pare che mi si manda una mail con scritto: dice, guarda, se, dammi il tuo indirizzo, che c'ho delle cosine da mandarti che da te non le trovi. Io gli ho detto, va bene, te lo mando. Già in fibrillazione, viva un altro regalo. E però gli ho detto, però permettimi di mandarti qualcosa. Lei il suo indirizzo non me l'aveva mandato, ma siccome ora ce l'ho, sicuramente ora appena ho un pochino di tempo, perché questi giorni sono stato un inferno, non ho creato nulla, ho soltanto dipinto qualcosina, solo per far qualcosa la sera dopo cena, però non ho creato niente, anche perché è 3 giorni che mi sto scervellando per trovare uno schema di un cappellino da bambino, che c'è il mio cuginino che fa il compleanno, io volevo fare qualcosa all'uncinetto, ma non c'è verso di trovare niente, quindi creerò qualcosa, insomma, di mia iniziativa, un po' in ritardo perché domani praticamente è sabato, il rinfresco, e oggi è venerdì pomeriggio, perfetto. E quindi niente, mi ha mandato tutta questa roba, cioè un'enormità, io boh, ma vi faccio vedere il bigliettino, ma guardate che cos'è. Allora, i fiorellini, cioè i fiorellini sono stupendi, poi questa passamaneria bellissima e i brillantini, e mi c'ha scritto, poi vabbè, l'ha decorata anche dietro, cioè splendido, meraviglioso, veramente bravissima, io non sono capace. E mi c'ha scritto, eccoti un po', ciao meraviglia, eccoti, ciao meraviglia, ciao Aram, eccoti un po' di roba per sbizzarrire la tua fantasia. Infatti la sto già sbizzarrendo. Ah, il bigliettino è splendido, meraviglioso. Allora, mi ha mandato, partiamo da sacchettini, un monte di roba, un monte. Allora, mi ha mandato questi che io non avevo mai visto praticamente, ora ve l'apro, non avevo mai visto. Io avevo visto una spiralina di quelle però mezze elastiche, non ho capito bene come erano. Aiuto. Ah no no, questa è un'elastica. No, questa è una spirale piena praticamente. Bella. Praticamente l'idea della spirale è puramente decorativa, non metterà mai a fuoco. Vediamo. Boh, vabbè, insomma, sono spiraline. Però non è una spirale fatta con il filo, è praticamente una spirale piena, è un filo pieno decorato a spirale. Bellissime. Queste io le amo, le adoro, non le avevo mai viste. Quindi evviva! Poi mi ha mandato una pacchettata di chiodini, cioè io non ce l'avevo lunghi così, e tutto ciò è meraviglioso, sono chiodini a testa, come si dice, oh Gesù,
con la pallina, ecco, con la pallina, meravigliosi. Poi un cameo bellissimo, e io da qui ci rifò lo stampo perché è bellissimo. Ah, ora si è deciso a dire che Internet Explorer non funziona. Grazie, lo sapevo anche da me. Poveri noi, poveri noi. Vabbè, santo Internet. Forse è il caso di spengere. Anzi, forse è il caso. Vabbè, forse è il caso niente. Che volevo dirvi? Ah, questo bellissimo cameo, bellissimo, cioè stupendo, stupenderrimo, meraviglioso. Non so come se si dice stupendissimo in italiano o in qualche altro modo, non lo so. Che da quando ho smesso di studiare, ho smesso di leggere perché non c'ho più tempo neanche per respirare, non so più parlare. Allora, monte di coppettine, io già ce l'avevo così, quindi male non fa perché mancano sempre le coppettine. Poi, delle perline, che però io, cioè non so come si chiamino queste perline, sinceramente, e sono queste. Ora c'è il riflesso della luce, non so quanto si veda, sono queste qui, bellissime, di questo nero AB, sono veramente belle. Cioè, gatti in cucina mi stanno distruggendo qualsiasi cosa. Vabbè. Poi. Questo no, mi tocca romperlo per aprirlo. Per forza. Apriamo. È bellissimo. Questo è spettacolare. Ma non ce la farò mai solo con le mie unghine. Non ce la farò mai. Oh Gesù, oh guardate che spettacolo, questo sarà subitissimo, cioè io sarei, ce ne avevo due, ci facevo le campanelle, ma come ciondolo non lo so, mi piace che faccia così, ma io quasi quasi ci fo una campanella lunga, o una campanella sola e magari da quell'altra parte ci metterò qualche altra cosa, guardate che spettacolo, cioè questo è un gufetto praticamente, ma si muove, è meraviglioso. Poi, infatti ha detto bene, da me queste cose non esistano. Poi charms, vi faccio vedere che charms sono. Allora, ce n'è due così, molto belli. Poi con la stella marina, guardate quanto è bellina questa stella marina. Io qui ci rifò lo stampo, sicuro. Poi queste con una forma di mezzaluna con le stelle, troppo carine. Poi no, a forma di gatto. Guardate quanto è spettacolare a forma di micio. E, cioè io a mettere a fuoco la vista, cioè mi viene a lacrimare, impressionante. Ah, basta, c'è queste forme qui, cioè basta, una pacchettata. Poi. No, me ne è cascata una terra, scusatemi. Una terra no. E rieccomi, a fuoco, eccoci. Oh, poi distanziatori di vari tipi e misure e varie coppettine. Quanto sono belle queste coppettine, queste ve le faccio vedere, sono splendide. Cioè, guardate che coppettine meravigliose. A fiore sono spettacolari. Io non ho mai coppettine, non ce n'ho mai. Cioè, io se ce n'ho, se mi manca, sono le coppettine, la minuteria in genere. Mi manca sempre qualcosa. Poi altri charms bellissimi a forma di Snoopy. Io adoro Snoopy. Cioè, credo sia Snoopy, ora non vorrei dire una cretinata, ma date consigli. Guardate quanto è carino, ma ce n'è una decina di poco, guardate quanti ce n'è. Poi questi nei braccialetti faranno faville. Poi mi ha mandato, allora, ancora non abbiamo finito, eh. Allora, in un sacchettino, un altro sacchettino, andiamo di rompere qualcosa, Daniele, mi raccomando. Allora, evviva i cabochons. Allora, cabochon sicuramente in resina. Questi li incastonerò in una realizzazione all'embroidery, sicuro. Mi dispeccato che i brillantini si vedono molto dietro e non tanto davanti, peccato. Però sono molto particolari. Sono carini. Sono 1, 2, 3,
Si sono incollate addirittura. Allora sono tre così a quadratino, due a rettangolo. Questa è la resina, è lo stesso fuzzo della resina, e questa è la resina da inclusione. Dimmi se è quella, perché è lo stesso odore delle mia. Mi prendo il naso. Poi così, però guardate che effetto spettacolare, bellissimo. E questo tondo, guardate quanto è bello. Io qui ci fo un anello, qualcosa ci studio. Poi un altro cabochon così, in questo invece che mettere i brillantini all'interno l'ha messi solo sopra la realizzazione, quindi dà effetto lente molto particolare. Poi qui non so cosa ci abbia messo sopra, boh, non lo so che ci ha messo sopra, credo ci abbia messo delle tempere o dell'acrilico o dei colori, non lo so. Comunque è molto strano. Un quadrettino di resina sempre, questi miei ditini fini, e sopra ha fatto questa decorazione particolare, molto particolare. Questo non sarebbe male, no, questo diventerà un ciondolino. Poi questi due, allora, questa goccia, guardate quanto è bella questa goccia, bella massiccia anche, e questo quadrettino, sempre in resina, poi questa che è completamente trasparente, vedete forte l'effetto lente, è spettacolare, lei l'ha rifiniti tutti, che precisione. Poi questo pesciolino, guardate quanto è bellino questo pesciolino, questo pesciolino, questa chiusura strepitosa, vediamo se mi riesce a aprirla, ma non mi riesce, eccola. Allora, questa chiusura praticamente a quattro fili, cioè guardate che spettacolo, e questa è la parte della chiusa che praticamente si infila qua dentro, vediamo se si rompe, ecco questa, eccola qui. E poi questa più piccolina a tre fili, che io ce l'ho dorate ma non argentate, bellissime. Poi, e non è finito qui, mi ha mandato quattro bottoni, io presumo sia Fimo, credo proprio sia Fimo, ma guardate che spettacolo, sono bottoni, ma io non li userò come bottoni, li userò come campanelle al lobo e anelli, due anelli o un anello e un ciondolino, perché sono quattro, quindi bellissime. Poi cos'altro c'ho da aprire, vediamo. Allora scusate, fatemi rimettere questi qui dentro, perché se non ci capisco più nulla, mi si mescola tutto come sempre, direi, perché le cose di swap sono state meravigliose, praticamente l'avevo mescolata, allora, alla fine di Star non capivo più qual era, me la regalava una, cioè una rincoglionita. Allora, qua questa creazione, bellissimo, io ce l'ho in argento, l'ho fatto in argento e lei l'ha fatto in oro e con i cristalli color verde, acqua, insomma, bellissimo. L'unica cosa è che non mi sta, ma io l'allargherò, insomma, però è stupendo, bellissimo, che io amo gli anelli pacchiani, io li adoro. Quello che ho fatto io, ci ho messo anche due navettine più piccole dalle parti, ma per farlo chiuso come tutto il dito, quindi bellissimo. Poi mi ha fatto il pacchettino delle sigarette riciclato, smetti di fumare, però il pacchettino è molto carino, c'è con pesciolini, molto molto fashion, dentro c'è altre cose, oddio, dentro c'è altra roba. No, queste sono stupende, io queste ce le ho messe in un vasino, le coccinelle o il fiorellino, bellissimo. Ecco, un po' di fortuna, mi ha fatto la farfallina, ho scritto un po' di fortuna, spero, sì, con sei coccinelle un po' di fortuna arriverà, io spero, perché ho bisogno di tanta fortuna in questo periodo, ma tanta, tanta, però vabbè. E poi un altro anello, questo mi dovrebbe sta, questo è più grosso, quindi questo mi sta sicuro, questo mi sta anche, questo è perfetto, guardate quanto è bellino, io questo me lo tengo, bellissimo, con i mezzi cristalli color lilla,
Bellissimo, cioè, a parte tutto, la mia mano fa un po' schifo perché la mano grassa e con i diorti, però guardate che figura, bellissimo, io me lo tengo. Poi un altro pacchetto, c'è cioè, una pazza scriteriata, sei, altro dei discorsi. Aiuto, non ho le forbici, con che lo taglio? Con la bocca. Ingegniamoci col biro. Evviva! Allora, c'è una monachella che è scappata. Oddio! Tipo 7 milioni di monachelle! Guardate, tutte monachelle! Cioè, ma ce ne sarà 200 monachelle dentro? Che carine, grazie! A me mi manca sempre tutto. Stupenderrime proprio, bellissimo. Io non so cosa dirti, non so veramente come ringraziarti. E mi metterò all'opera per fare qualcosina anch'io per te. E non raggiungerò sicuramente tutte le cose che mi ha mandato te perché io non ce l'ho, non ho tante cose. Però veramente la cosa che mi fa impazzire di più è questo gufetto che è splendido, cioè meraviglioso. Io amo queste cose pacchiane. Cioè non è pacchiano, è particolare, io lo adoro. Quindi niente, allora il gufetto vi saluta. E niente, non so cosa, io sono molto in difficoltà perché dico sempre solo grazie, ma non so veramente cos'altro dire. E ti ringrazio tantissimo, mi fa tantissimo piacere che abbia pensato a me perché insomma tutto credevo fuorché di, come posso dire, cioè di arrivare a così tanta gente, cioè non credevo, anzi ero molto titubante su iniziare a fare video, specialmente a farmi vedere perché insomma non è che sia proprio la miss dei no altri, però mi piace molto questo contatto che si instaura tra di noi perlinatrici e anche in generale con altre ragazze, perché insomma bene o male tutte abbiamo un po' i soliti interessi. Quindi mi piace molto quello che mi hai regalato, mi metterò all'opera per fare qualcosina anch'io per te. Non ti garantisco però che ce la faccia la prossima settimana, ora appena ho un minuto mi metto a creare qualcosina. E quindi niente, ti ringrazio ancora. Oggi metterò in carica il video, quindi lo vedrai subito stasera. E ti ringrazio tantissimo, un bacione e per qualsiasi cosa. Volete chiedermi qualcosina, insomma, lasciatemi un commento qua sotto. Un bacione tantissimo a Caterina e a tutti voi che avete guardato il video. Ciao a tutti!